Il tempo delle prove per le squadre piacentine di Serie D si è chiuso ieri sera al Garilli, dove il Piacenza ha piegato per 2-1 il Fiorenzuola in un primo derby stagionale che si riproporrà in campionato il 1° novembre, ma con ben altre motivazioni. Era la prima assoluta di Volpe, ex biancorosso, con la nuova maglia. Fox è alla guida del nutrito manipolo di ex Piace, sui quali punta forte mister Mantelli. Assenze pesanti da una parte e dall'altra, da Matteassi a Tagordò, passando per Fausto Ferrari, arrivando a Mininkleri. Meglio preservare i pezzi da 90 in vista dei match con Ciserane e Grumellese che daranno il via alla lunga stagione di Serie D. Siamo cresciuti durante tutte queste amichevoli, a partire da quella col Bologna, e abbiamo raggiunto un stato di forma che purtroppo non abbiamo potuto valutare in partite ufficiali, perché per la prima volta non c'è stata la Coppa per valutare il nostro stato, ma c'è direttamente il campionato. Questo è un po' un problema, è un po' un rebus, però credo che sotto molti punti di vista ci arriviamo in discreta condizione. Io penso, come tutte le squadre del campionato, in questo momento saremo al 60%, perché una squadra che è al 100% alla fine di agosto o primi di settembre non sarebbe giusto, perciò siamo al 60% e cerchiamo di alzare la condizione nel corso del campionato e delle prime giornate. Tornando alla sfida di ieri, dopo una prima parte di gara ad appannaggio degli ospiti che centrano due legni con Girometta e Reggiani, il Piacenza cresce con il trascorrere dei minuti e passa attorno alla mezz'ora. Il giovane Mira conquista un rigore, Stefano Franchi non lo sbaglia. Buona la prova di Marseglia, il nuovo centravanti biancorosso in campo per un'ora, condita da un bel destro a giro e da un palo centrato su punizione. Tra le fila rossonere, bene il comparto giovani, che nella ripresa è riuscito a rimettere in piedi le sorti della gara, anche se a firmare il gol del pari a Orlandi con un colpo di testa deviato fortuitamente da Ruffini. Il Piacenza non ci sta e in chiusura piazza il nuovo sorpasso con la combinazione Minasula-Nicola Silva, con quest'ultimo che consegna agli annali una vittoria che non porta punti in carniere, ma che consente ai biancorossi di chiudere il precampionato con l'ennesimo successo. Buone impressioni anche dalla sponda fiorenzuolana. Da domenica tutto è azzerato, si inizia a fare sul serio con i 3 punti in palio.